Grazie Presidente. Sempre nelle attività politiche che stiamo svolgendo in questa consiliatura, ovviamente siamo entrati in contatto con moltissimi lavoratori, ex lavoratori che ci hanno posto delle problematiche relativamente alle loro necessità. E devo dire che nell'ambito delle discussioni che abbiamo intrapreso, abbiamo capito che per tanti anni ci sono state delle persone che hanno lavorato per Roma Capitale o per le società di Roma Capitale che hanno acquisito una professionalità, che hanno acquisito un modo di lavorare all'interno di questa amministrazione che è un valore aggiunto, può essere un valore aggiunto per questa città. Hanno conosciuto come è organizzata l'amministrazione, ci hanno lavorato dentro, hanno fatto un'esperienza e riteniamo che sia opportuno valorizzare queste esperienze professionali. Per cui quello che indichiamo con questa mozione è che tutte le persone che si trovano in questa condizione e che per un periodo hanno lavorato con Roma Capitale o società di Roma Capitale, nel momento in cui si effettuano dei bandi e dove si cercano quelle qualifiche per cui già queste persone hanno lavorato, a quel punto nelle graduatorie che si verranno a stilare possa essere dato un punto in più a coloro che già hanno svolto attività per Roma Capitale. Io credo che sia una cosa buona, giusta, e che possa portare soltanto questa amministrazione a far sì che le cose funzionino meglio. Per cui mi auguro che, anzi, scusate, una cosa importantissima è che questa mozione è stata firmata praticamente da diversi capigruppo. Scusate, ce li ho qui. Perdonate, vabbè, vado a memoria, perdonate. Sicuramente è stata votata da. La consigliera è stata firmata dalla consigliera Celli, da De Priamo, da Pelonzi, per cui è una mozione importante che ha trovato la condivisione dei vari capigruppo, per cui è chiaro, insomma, che questa mozione la riteniamo tutti importanti. Anzi, ringrazio anche gli altri consiglieri con i quali abbiamo stilato questa mozione perché è una cosa importante e credo giusta da approvare. Grazie.